questo nuovo video. Io sono Creative Simmer e oggi iniziamo la nostra bear challenge. Finalmente iniziamo a giocare con la nostra Melanie, che è qui fuori a giocare giustamente alla logica. L'altra volta non vi ho fatto vedere la sua situazione all'università. Lei ha ancora crediti del corso zero, però siamo alla fine della settimana. E appunto sta facendo quattro corsi, di cui uno è quello non obbligatorio ed è quello di programmare plugin per appunto aumentare l'abilità di programmazione che ci servirà molto. Ma iniziamo subito a cambiare un attimo l'aspirazione e gli mettiamo quello di Strangerville. Perché vi ricordo che lei avrà due aspirazioni, questo del mistero di Strangerville e quello di Malizia, che appunto è la sua aspirazione, il suo obiettivo. Allora, per prima cosa dobbiamo parlare di Strangerville con 5 persone. Allora, vi devo prima dire una cosa. Melanie è nativa di Strangerville, è nata qui, perché appunto i suoi genitori... Intanto gioca Melanie perché appunto i suoi genitori lavoravano al laboratorio di Strangerville. Però lei non conosce tante persone a Strangerville perché appunto mi sono immaginata che la scuola non l'ha fatta qui, ma l'ha fatta penso a un liceo privato, comunque fuori dal paese, ecco, dal suo paesino. Ma prima di tutto, la poverina, oh, guarda chi c'è, Alice, che ci viene a trovare ed è un po' triste. Allora, per prima cosa, lei sta male, quindi gli diamo la medicina, così stai meglio, e andiamo dalla nostra amica che a quanto pare era tutta giù. Oh, poverina, che gli è successo? Alice, vieni, vieni. Chiacchieriamo con lei. Magari ha litigato col suo... Che succede, Alice? Oh, ma poverina, proprio le lacrime agli occhi. Magari... Ha avuto una piccola discussione a casa, immagino. Però non è triste, è soddisfatta adesso. E iniziamo a parlare con lei di Strangerville. Visto che è arrivata qui, ci facciamo un po' dire che cosa ne pensa, che cosa è successo in questo anno che Melanie era a Brachester. La biblioteca locale è nota per gli scienziati che svolgono ricerche negli archivi di Strangerville. Mi domando cosa stiano cercando. Sì, perché in questo anno sono arrivati dei nuovi scienziati che appunto, insieme ai militari, che appunto stanno facendo delle ricerche. E appunto anche Ellie si sta chiedendo che cosa stiano cercando. Bene, adesso che ha parlato un pochino con noi, Alice sta meglio. E allora la mandiamo a casa così noi possiamo andare a parlare magari con qualche altro sim. Bene, io vado ora. Ciao ciao, Doug Doug. Inoltre bisogna comprare anche un souvenir. Qui lei sa che c'è un piccolo chiosco di souvenir e decide, se mi ricordo bene, non mi ricordo più dov'è. Ah, eccolo! Io non me lo ricordo. Allora, andiamo qui e vediamo un po' chi c'è al chiosco. E parliamo anche con lei di Strangerville. Dov'è? Ecco qua, parla di Strangerville. E vediamo un pochino che cosa ci dice. Dovresti proprio visitare il laboratorio segreto. Ho saputo che là dentro accadono strane cose. Dovresti riuscire a intrufolarti per
passando dal cancello posteriore. Ah, ok, quindi sappiamo che possiamo passare dal cancello superiore perché no, il cancello posteriore perché a quanto pare c'è un'uscita, c'è un'entrata, scusate. Ma compriamo anche un souvenir. Prima contrattiamo, vediamo se questa, come si chiama? Erika ci fa un po' di sconto, visto che non navighiamo proprio nell'oro. Mi sa proprio di no. Vabbè, no, non prendersela così. Allora, compriamo un souvenir comunque. E vediamo un po' che cosa possiamo prendere. Le cimici. I misteri reconditi di Strangelville. Prenderei un frutto bizzarro. Questo frutto bizzarro emette un bagliore minaccioso. Ma sì, prendiamo questo. E prendiamo anche qualche cimice. Magari ci serviranno. Ok, grazie di aver fatto acquisti e quindi Melanie decide di andare in biblioteca, visto che comunque è sabato, è quasi sera, e andiamo un pochino in biblioteca, così vediamo che cosa scopriamo. Ecco, cominciamo un po' a parlare con le persone. Ed eccoci qui arrivati in biblioteca. Allora, vediamo con chi possiamo parlare. Questa è la bibliotecaria, magari con uno scienziato, dai. Presentazione divertente. Dove sei? Vieni, vieni. Chiediamo della carriera. Impariamo un po' a conoscere, facciamo quattro chiacchiere prima. Vediamo che cosa ci chiede Alice. La mia vicina dice che un bacio dato al Festival dell'Idillio vale come 10 dati in qualsiasi altro posto, per via dell'atmosfera. Vogliamo verificare di persona? Ma Alice, tu sei fidanzata, vai col tuo fidanzato al Festival dell'Idillio, no? No, gli diciamo che abbiamo da fare. Melanie ha preso che è uno scienziato di Strangerville, presso il laboratorio di Strangerville. Ok. Ovviamente questi sono tutti scienziati nuovi, non erano colleghi dei nostri genitori e quindi loro non la conoscono, ecco. Beh, ci scambiamo i nomi, ci presentiamo. Ci vantiamo dei voti. E buttiamo lì magari anche che cosa sa di Strangerville. Gli chiediamo, quindi tu sei uno scienziato, che bello, ma parlami un po' di questo posto. E lui ci dice che la vegetazione di queste parti è molto interessante. Hai già dato uno sguardo a qualche pianta? In generale ti consiglierei comunque di starne a debita distanza. Che faccia da furbo. Ok, va bene, d'accordo. E visto che non mi piace questo tizio, cambiamo un attimo l'aspirazione. Sarà un continuo, cambiare aspirazioni avanti e indietro. E gli facciamo qualche scherzetto, vediamo se sta allo scherzo, tipo menti sulla raggira. No, raggira, raggiriamo, dai. Ma no, scherzavo. Vabbè, se l'è preso, se n'è andato. Va bene, se n'è andato. Non c'è nessun altro qui come scienziato. Chiediamo a una complottista. Presentazione divertente, dai, dai. Di solito loro sono, magari sanno più, hanno qualche informazione in più.
Lei si chiama Veronica. Facciamo così. Aggiungiamo il gruppo e ci spostiamo perché c'è troppa gente. Vai qui. Ecco. Condividi teorie del complotto. Sì, perché anche tutte queste persone cre non credono all'incidente, quindi pensano che sotto ci sia qualcosa, soprattutto tutti questi militari che sono arrivati qui in questo paesino. Infatti ci dice: senti, in questa cittadina accadono cose decisamente strane. Tutto è iniziato un paio di settimane fa. Beh, facciamo finta che dice tutto è iniziato un anno fa, non un paio di settimane fa. C'è stata una grossa esplosione all'interno del cratere e da allora la situazione non è più stata la stessa e noi lo sappiamo benissimo. Infatti le chiediamo, ma parlami di Strangerville, cosa ne pensi? Che cosa sia successo? Mi viene sempre la curiosità di sapere cosa accade nel laboratorio segreto. Dopo l'esplosione di qualche settimana fa, ok, di un anno fa, non ho più visto nessuno entrarvi né uscirvi. Quindi ci stai dicendo che tutti questi scienziati non stanno lavorando al laboratorio, ma fuori? Beh, la ringraziamo, parliamo ancora un pochino con lei, chiediamogli della carriera. Oh, Tinquil. Blob Abgor. Ok, Zanahoi Tomra disoccupato. Abaziric. Oob. Senzibi Jalurba Rinka. Yakalo. Shinisi Abimo. Chiediamo del gusto musicale. Wabarani Zimze. Impariamo a conoscere. So Chim. E anche lei è adulta, sono tutti Bobanef. adulti qui. Lei gradisce la musica pop, va benissimo. Beh, scambiamo i nomi a questo punto. Dove sei andata? No, vieni qui. Vabbè, lasciamola stare, dai. Sciogli il gruppo. Cos'è il suo computer? Dove ha preso questo computer? Scusate, ma non è il computer di casa. Boh, non lo so, mistero. Allora, torniamo a casa, anche se dobbiamo parlare ancora con qualcuno. Questa è un'altra complottista, sì. Invece questo è uno scienziato. No, dai, torniamo a casa. Perché voleva, visto che ha comprato il frutto, questo frutto bizzarro, voleva appunto studiare questo frutto, no? Che quello scienziato ci ha messo un po' la pulce nell'orecchio. Qua tutti i complottisti. C'è anche un militare che a quanto pare sta scappando appena ci ha visto. Rosso. No, no, torniamo a casa, va. E qui c'è un'altra complottista. No, no, dai, torniamo a casa. Così, anche perché è sera, sulle 9:30 di sera. Ah, e poi è vicinissima la biblioteca qui e casa nostra qui. Ok. Allora, siamo tornati a casa. E la prima cosa che fa è appunto piantarlo, perché così studia che cosa inizia a studiare questo frutto, no? Vai, stili di vita. Ah, socievole. Ma non si pianta? Non lo posso piantare?
Invece lo metto qui. Scusami, eh. Ah, ok, in un luogo più aperto. Non posso metterlo. Ok, innaffiamo. Praticamente non lo posso mettere nel vaso. Ok, magari ce lo sposto un attimino. Oh, mamma mia, com'è grande! Così non è proprio all'entrata. Poi la volevo far studiare un pochino perché lei deve presentare. Oh, mamma mia! C'è questo tizio strano, però lei è dentro, non l'ha visto. Anche questo è il sindaco di Roswell. Però lei non l'ha visto perché è qui dentro, è in bagno. Allora, facciamola un attimo studiare. Mettiamola qui e raccoglie un po' di informazioni perché intanto noi dobbiamo comunque andare avanti con l'università. Infatti, perché dobbiamo sostenere l'esame finale, ha fatto tutti i compiti. Però in questa materia di robotica dobbiamo ottenere una presentazione. Gli altri due sono tutti e due esami, invece la tesina l'ha già presentata. Ok, quindi la faccio andare avanti un pochino che sistema la presentazione, ma quando deve sostenere la presentazione? Vediamo. Non mi ricordo, forse lunedì. Boh. Non mi ricordo questa cosa. Poi la faccio mangiare e mi sa tanto che la faccio andare a dormire. Perché domani è un altro giorno. È mattina e la nostra Melanie si è svegliata, sono le 9 della mattina, si sta facendo la doccia. E non sta tanto bene e ha anche il mal di testa, poverina, e anche un gran appetito, anche se non ha realmente fame. E inoltre oggi è il festival di primavera, sì, perché ho aggiunto queste festività fisse ogni stagione dell'anno, quindi la primavera ha la giornata della pulizia, il primo o il secondo giorno della primavera, poi ha il festival di primavera, ho aggiunto il festival dei fiori. Arriva l'estate, quindi si fa il barbecue, si beve, si stabilisce dei propositi. Poi il 4 luglio, Ferragosto, poi autunno è il Festival dello Sport, mi piaceva questo festival dedicato allo sport. Poi la commemorazione dei defunti, il Festival Spettrale, il solito Festival del Raccolto e poi in inverno c'è il Festival della Neve. Ho chiamato Festival della Neve perché era inverno, volevo un festival che ricordasse il primo giorno di stagione e quindi si fa anche un tuffo dell'orso polare, esercizio, si va in vacanza, si viaggia, eccetera. Poi il Festival della Musica, un festival per ricordarsi della musica e la vigilia di Natale, Natale e Capodanno. Ecco, la prima parte di primavera abbiamo la pulizia di primavera. Che ci stava e poi vabbè il giorno dell'amore, che io ho aggiunto che al giorno dell'amore si dà dei doni e si guarda il canale rosa. Questi diciamo che sono le festività che ho inserito, modificato. Quindi il festival di primavera si cuoce al forno, arriva il coniglio floreale, si caccia le uova e si decora. Allora, ovviamente magari cottura al forno gliela facciamo fare, ma lei non è molto interessata a queste cose. Magari gli faccio fare comunque la cottura al forno. Inforniamo magari dei dolcetti al cioccolato.
Poverina, non sta bene, è affaticata, mal di testa. Adesso gli diamo una medicina. Anche perché stavo pensando, che lei non può andare a lavorare, no? Perché sta facendo l'università, ma dovrà guadagnare da... No, cosa c'è? Sono tutti sintomi mestruali, poverina, che non sta bene. Adesso ti do la pastiglia, tranquilla. E magari pensavo, che poteva creare dei dolcetti e venderli. Mi sembrava una cosa carina e anche un modo per guadagnare qualcosina. Un'altra cosa che mi sono dimenticata è che nei nostri obiettivi noi dobbiamo fare la raccolta degli elementi. E io non ho messo giustamente, no, giustamente no, ma non ho messo il porta elementi, che non mi ricordo dove sia. Allora, facciamo così. Eccolo, e magari lo metto giù. Ecco, me lo metto qui se ci sta da qualche parte. Così iniziamo comunque a raccogliere gli elementi, perché se no, magari lo mettiamo qua così non dà fastidio. Ecco. Così poi inizieremo a raccogliere qualche elemento. Dai, hai finito di fare i dolcetti? Su, brava. Anzi, questi dolcetti li portiamo magari ai nostri amici, li andiamo a trovare e così possiamo mangiarli insieme, visto che è anche il festival di primavera, perché lei ha in mente di fare qualcosa. Che le prime persone a cui racconta la sua idea sono appunto i suoi amici. Fai una cosa, vai in bagno, vai in bagno. È arrivato il coniglietto Pasquale! No, dai, facciamo una chiacchierata con lui. Parliamo con lui di Stranger Things, magari ci sa dire qualcosa. No, vabbè, un po' assurdo. Allora? Tutto a posto? Sì. Vieni, coniglietto Pasquale. Salve. Cosa si può parlare col coniglietto Pasquale? Facciamo un'imitazione. Non si sente quello che dice. È un coniglietto muto. Vabbè, dai, grazie, ralleghiamo un po'. Impara a conoscere. Lei ci chiede se vuole se vogliamo andare al mercato delle pulci. Anzi, gli diciamo di no, che stiamo andando noi a casa sua. E che ci vedremo presto. Vabbè, dai, è stato divertente. Coniglietto, arrivederci, ciao. Vai a fare felice qualche bimbo e noi andiamo, viaggiamo. Ed eccoli qua i nostri amici che ci stanno attendendo. Salutiamo Mark che è da tantissimo che non lo vediamo, quindi un abbraccio ci sta. Ovviamente questi personaggi li ho un po' modificati, anche se li ho tenuti non troppo, gli ho solo cambiato i capelli, qualche outfit. Gli chiediamo come sta, lui è sempre teso. Chiediamo della carriera. E gli diciamo, sapete, sono venuta, vi ho portato qualche dolcetto così chiacchieriamo un po' dei vecchi tempi e,
vi devo parlare di alcune cose. Allora, entriamo, facciamo un gruppo con i nostri, anzi, mettiamo qui i dolcetti e magari chiamiamo a tavola tutti quanti. Vediamo se vengono. Sono qui sopra? Ah sì, lei e Leslie abitano tutti insieme, solo che Mark e l'altra Alice sono fidanzati. Alice sta parlando al telefono. Mark ci si presenta così, in déshabillé. Noi abbiamo già mangiato il nostro dolcetto. Vabbè, dai, parliamo con lui e chiediamo a lui che cosa. Oh, Leslie, aspetta, salutiamo prima lei. Quindi abbracciamola e chiediamo quanto tempo, che bello rivederti. Ruth Venosa Lei Batanane? chiede come sta Sukua? andando l'università e gli diciamo sì, tutto Rowena! bene, peccato che i libri Ufuibudava! costano sempre un Levitate sacco. Morse! Conversazione Tassi! profonda. Vapanonel! Agasaur! È stato un anno molto difficile. Nicolasti! Oh, ma che Porca carini qua Finoba! dietro! Piguna! Lavar! Oh, Pampini! E Dina! ci sediamo anche noi. Bosba No, Hersenoi! allora Tarmina! siediti qui, siediti qui. Sonsamog! Visto che Bonji! siamo tutti qua, e chiediamo Sukuna a Abri! Mark Omfront che cosa Nibahana! pensa di Strangerville. Spettork Ragazzi, parlatemi un po', cosa è Fellamalong! successo in questo anno? Harpin! Le novità, in fondo, io è da un anno che non ci sono, e Mark. Scusate, ogni tanto mi perdo la visuale. Dovresti proprio visitare il laboratorio segreto. Ho saputo che là dentro accadono strane cose. Dovresti riuscire a intrufolarti passando al cancello posteriore. E anche lui ci dice che c'è questo cancello posteriore da cui si accede il laboratorio. E chiediamo anche di lei. No, con lei l'abbiamo già chiesto. E chiediamo anche a Leslie. Ringo! Oh, Tinquil! Mi viene sempre la curiosità di sapere cosa accade nel laboratorio segreto. Dopo l'esplosione di un anno fa, non ho più visto nessuno entrarvi né uscirvi. Ok, quindi tutti ci stanno dicendo che dobbiamo andare a questo fantomatico laboratorio. E quindi gli diciamo, ragazzi, io ho deciso di entrare al laboratorio stanotte. Secondario. Sì, ogni tanto escono Wendacore. questi pop-up dell'università. Falafel. Oh, sono Skunk tutti un 11. Oh, po'. Economista. Non sono molto contenti perché gli dice: ma come andrai da sola? È pericoloso comunque, no? Perché andare da sola in un laboratorio dove non si può neanche accedere, chissà che cosa è successo, può essere davvero pericoloso. E lei dice: non vi preoccupate, ralleghiamo un po' tutti. E gli diciamo: vado a fare solo una controllatina. Se ci sono persone pericolose, non ci entrerò. E niente, intanto chiacchieriamo, non andare a guardare la TV, siediti e chiacchieriamo con i tuoi amici, discutiamo un po' degli interessi. Parsonoi, Valpim, Vanti, Snubara, Dupe Natimphi, Parliamo un Quantamini. po' del più e del meno. E visto che stiamo chiacchierando, oh, è uscito un sentimento per Alice, per me significa molto che trovi del tempo da dedicarmi, volevo che lo sapessi, oh, che carina. E dai, facciamo qualche scherzettino, Mark. Tipo, invita ad una festa. Facciamo qualche scherzettino ai nostri amici, che tanto ci conoscono, sanno come siamo.
Infatti lui si è messo a ridere. E lei dice: ma ancora ci credi a queste cose? E facciamo anche lei. Metti il giro delle voci senza. Ancora un altro. Oh, quanti biscotti ti mangi, tesoro mio? È un po' strano, è annoiata, sempre annoiata questa ragazza. Va bene, dai, sono le 16:38. Ma sì, dai, continuiamo a prendere un po' in giro Leslie. Ma perché lei tra una battuta e l'altra gli fa qualche scherzettino, ma qualche tipo. Anzi, Mark, secondo me Mark è quello che si diverte di più a fargli gli scherzi, tipo inganna dando la scossa. Vieni qui, Mark, dammi la mano. Vedi, lui si mette sempre a ridere. Ma perché ormai la conoscono, quindi la prendono tutti a sorridere. Perché comunque gli è sempre piaciuto fare scherzettini di questo genere. Intanto che è rimasta da sola, secondo me Leslie dice: Melanie, però stai attenta perché magari può succedere di tutto in quel laboratorio, chissà che sperimentazione hanno fatto. Io sono davvero preoccupata, povere. E la rassicuriamo, gli diciamo: non preoccuparti, sembra che Ellie si stia divertendo, deve guadagnare preferenza. Non sembra che Ellie. Ok, va bene, non gli piace ballare. E rallegriamola, spettegoliamo un po' e gli chiediamo allora che cosa è successo in questi anni, c'è qualche novità interessante. E chiediamo della sua giornata, come sta. Sempre annoiata sta ragazza. Magari diciamo: ma sì, dai, tirati su il morale. E la invitiamo ad una finta festa, così magari si diverte. E poi li salutiamo. La salutiamo e abbracciamo Leslie. No, Leslie, scusate, Alice. Che gli dice: va bene, se hai bisogno di aiuto, mi raccomando, telefonami e mi raccomando, stai attenta. Sì, non ti devi preoccupare, lo sai come sono, no? Sto sempre attenta. E ce ne torniamo a casa. Che abbiamo anche fame, gli lasciamo loro i dolcetti, dai, li abbiamo portati. Così, torna a casa, mangia. Però siamo andati anche un pochino avanti, siamo stati un pomeriggio insieme ai nostri amici a festeggiare un po' il festival di primavera, ecco. Siamo tornati a casa, lei si mette a mangiare, se non sbaglio abbiamo qualcosa. Sì, guarda quante cose buone. Ah, abbiamo anche la torta zombie. E questa ce l'aveva fatta la nostra mamma, Corinne Berry. Ma ci mangiamo gli spaghetti, dai. Prendiamoci gli spaghetti. E chi ci ha portato un fiorellino?
Margherita, grazie. Mi sa che è stato il coniglietto Pasquale. Quindi, Melanie è sempre più convinta che questa notte vuole andare a curiosare al laboratorio e magari non sa che cosa troverà al laboratorio, però vuole andare a curiosare, vedere un pochino, lei sa dov'è. E andrà quando calerà la notte. Questo episodio lo concludo qui. Intanto gli faccio fare un bel bucato. Così la volta prossima andiamo al laboratorio di Strangerville. Io vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!